per il suo attaccamento alla nostra terra, il suo esempio di serietà e concretezza, il suo contributo allo sviluppo del territorio attraverso il Verdura International Golf and Spa Resort, riuscito esempio di sinergia tra pubblico e privato. Sono queste alcune delle motivazioni per le quali il sindaco di Sciacca Fabrizio Di Paola ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria a Ser Roccoforte. Motivazioni che risiedono intanto nella constatazione della sua forte volontà di aver voluto negli anni questa importante iniziativa nel nostro territorio, anche contrapponendosi ad ostacoli che, come tutti sappiamo, nel tempo si sono messi di fronte a questa iniziativa e che hanno dimostrato alla fine poi il grande amore che Ser Rocco ha nei confronti di questa terra e che ha avuto un suo intensificarsi continuo nel tempo. Infatti io ho detto era un'iniziativa che poteva farsi prima, poteva farsi dopo, ma penso che questo proprio di oggi sia stato il momento più opportuno a seguito di un cementificarsi di rapporto forte tra il territorio di Sciacca e del suo comprensorio e Ser Rocco, e quindi è stato un grande onore. Noi accogliamo Ser Roccoforte come cittadino onorario di Sciacca con grande affetto e con un caloroso abbraccio. Si incrementa e si rafforza dunque il rapporto tra la città e l'imprenditore italo-inglese e si guarda chiaramente con fiducia al rinnovato interesse che Ser Roccoforte ha manifestato per la città, lasciando intravedere la possibilità di nuovi investimenti. Lui lo ha detto più volte, lo ha dichiarato anche nel corso di interviste alla stampa, ne abbiamo parlato personalmente. Certamente lui ha fisso l'obiettivo del porto turistico, perché ritiene che un'implementazione del nostro porto turistico potrebbe consentire ai suoi tanti ospiti che vengono con yacht, con barche di una certa importanza, di attraccare direttamente nel nostro porto. Punta molto a convincere la regione siciliana a destagionalizzare le linee aeree, perché non è possibile che in autunno e in inverno non ci siano linee dirette tra le più grandi capitali del mondo e Palermo. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che attraverso l'avvocato Visocchi è stata anche formalizzata una richiesta alla regione siciliana di volersi occupare del polo termale. Quindi ci sono tante cose in cantiere. E certamente il fatto che Ser Rocco adesso sia diventato cittadino saccense incrementerà ancora di più questo bel rapporto che ormai si è creato con la nostra città. Un'iniziativa, quella assunta dal sindaco Di Paola, che è stata condivisa dal Consiglio Comunale durante la conferenza dei capigruppo del 6 settembre scorso. Ed è stato il presidente di Sala Falcone Borsellino, durante il suo intervento, ad evidenziare, tra le altre cose, come tutte le amministrazioni, consigli comunali e sindaci della città che si sono succeduti negli anni abbiano sempre sostenuto l'iniziativa imprenditoriale di Roccoforte. Questa sera si è tributato un pubblico riconoscimento a Ser Rocco molto importante, che è quello della cittadinanza onoraria, un riconoscimento a un imprenditore che ha creduto nella nostra terra e quelle che possono essere le sue peculiarità. Quindi abbiamo creduto, tra l'altro, anche come consiglio comunale, perché c'è stato un deliberato unanime della conferenza dei capigruppo, quindi un riconoscimento a una persona che ha dimostrato tanta tenacia nel suo investimento, perché ricordiamo che nei primi anni del suo progetto ci sono state tante avversità. Lui ci ha creduto in quelle che erano le prospettive del nostro territorio, e i risultati adesso sono sotto gli occhi di tutti. Oggi è anche il senatore Giuseppe Marinello a definire giusto e doveroso il conferimento della cittadinanza onoraria a Ser Roccoforte. Soddisfazione e compiacimento anche da parte del Consorzio Corallo Sciacca, presieduto da Giuseppe Caruana.